Buongiorno a tutti e ben ritrovati alle interviste, video interviste di attualità del Giornale del Cibo. Diamo subito il benvenuto all'ospite di oggi, Lucio Cavazzoni, presidente di Goodland. Buongiorno. Buongiorno a lei e a voi. Buongiorno, noi ci eravamo già incontrati, insomma, più o meno un anno fa per farci raccontare di questa realtà, appunto, Goodland, che stava muovendo i primi passi. E adesso, diciamo, ne è stata fatta di strada dall'inaugurazione, diciamo, di questo percorso, ma possiamo ripartire appunto da che cos'è Goodland e che cosa fa? Sì, volentieri. Goodland è una società, un'impresa, un SRL, quindi un'impresa profit, con delle caratteristiche molto particolari perché è una startup innovativa a vocazione sociale ed è ancora praticamente una società in via di costruzione. E ci interessa anche nella forma societaria, ci interesserà sviluppare un'idea completamente nuova di società, perché qui il grande progetto è la costruzione la costruzione sì, è quasi l'assemblaggio di una grande comunità che produce, che fruisce di questi prodotti, ma che sta insieme perché intende condividere e partecipare a dei progetti di cambiamento. Quindi il passaggio che noi stiamo attuando è quello dal nutrimento al cambiamento e attraverso il cibo e attraverso l'agricoltura che è ambiente, perché l'agricoltura è ambiente, quindi operando in agricoltura si opera nell'ambiente. Quindi con questa consapevolezza la nostra intenzione e il nostro operare è quello di lavorare insieme con produttori agricoli, con trasformatori, artigiani agricoli, anche industriali che operano nell'agricoltura insieme con gli utilizzatori finali, con un obiettivo molto importante, che è quello dei territori, di portare, di contribuire a portare prosperità ai territori. Prosperità su due profili fondamentali, quello ambientale e quello sociale. Noi consideriamo che l'agricoltura e la produzione di cibo siano strumenti fondamentali per operare nella società e per operare nell'ambiente. E quindi la produzione di cibo non è soltanto produzione di nutrizione, non è soltanto soddisfacimento di un bisogno, non è soltanto welfare. La produzione di cibo è inerente completamente ad elementi fondamentali sociali e ambientali. Se l'agricoltura è un'agricoltura positiva, un'agricoltura buona, fa bene all'ambiente, aiuta la fertilità della terra, aiuta la biodiversità. In una parola, si muove in un ambito agroecologico, che significa di equilibrio fra tutti e non di disequilibrio che rompe, che interrompe, che spezza. Viceversa, se è un'agricoltura che avvelena, se è un'agricoltura che depreda, se è un'agricoltura che sottrae alla terra e non restituisce, fa di questo pianeta un deserto. E noi vogliamo cercare di costruire una grande comunità che opera in questo senso. Goodland è questo. E quindi i suoi prodotti, che ora li descrivo per rispondere alla sua domanda, scusa se la faccio un po' lunga, i suoi prodotti, i prodotti che noi facciamo sono rappresentanti e testimonianza di questo movimento e rappresentano però direttamente quei gruppi che sono direttamente impegnati nel cambiamento che vogliono. Lei mi diceva che un anno fa circa parlavamo dei temi del caporalato. Sì. Beh, guardi, c'è un'opera importante, aspetti, le prendo il libro perché così lo facciamo vedere. Certo, lo mostriamo anche a chi ci guarda e a chi ci legge. C'è un'opera importante che da diversi anni l'Università La Sapienza di Roma redige per la CGIL, che si chiama Tema sulle agromafie e il caporalato. L'ultimo numero di quest'anno, che è il quinto numero, uscito 2 mesi fa, afferma che oggi in Italia ci sono 500.000 operatori del settore agricolo senza contratto, più di un terzo di quelli che sono totali. 200.000 di questi vivono in condizioni di schiavitù, ma non lo dice un estremista impazzito. Lo afferma l'Università La Sapienza di Roma con dei ricercatori e docenti universitari che sono stati sul campo per tutto un anno. La stessa ricerca afferma che sono circa 2 milioni oggi nel sud Europa in queste condizioni, con un paese che si comporta molto peggio di noi, perché almeno noi parliamo in continuazione di questo, che è la Spagna. La Spagna non ne parla per niente e le condizioni sono molto peggiorative, soprattutto per
per quanto riguarda le donne. Allora, vede, c'è questo scenario, per esempio, no? che noi facciamo finta che non esiste, ma che continua ad ingrossare e a crescere, la cui motivazione principale è fornire al nord Europa, in particolare, materie prime a un prezzo molto basso. Questo è il motivo per cui lei trova a Stoccolma le fragole spagnole a 2,5 euro al chilo. E uno si spiega, ma come fanno a costare così poco nei supermercati di Stoccolma le fragole spagnole? Ecco, questo è esattamente la spiegazione di quello che accade, da una parte. Dall'altra parte, l'agricoltura che noi chiamiamo industriale, l'agricoltura intensiva, gli allevamenti intensivi sono i principali responsabili del degrado ambientale. Questo non diciamo noi, ma lo dice la FAO. Ci ha messo 30 anni per dirlo, ma è arrivato a dirlo anche la FAO. Ecco, e allora c'è la possibilità di fare un'altra agricoltura? C'è la possibilità di fare un altro tipo di cibo? Ha senso tutto questo? Certo che ha un senso grandissimo. E in questo senso noi cerchiamo di Guderen di proporsi come avamposto e quindi di un'idea della produzione di cibo e dell'attività in agricoltura che sia finalizzata a proteggere il territorio, a determinare elementi di prosperità per i singoli territori, ma quando parliamo di prosperità lo intendiamo per tutti. Quindi non è di guadagno o di filiera, è proprio di prosperità d'insieme per il territorio, perché il territorio, quel territorio è anche il nostro territorio. Per l'elemento sociale, cioè di impatto sociale, un'idea diciamo di agricoltura che è legata all'ambiente, che è legata alla società e che non è legata semplicemente a una dimensione appunto di stretta filiera. E un elemento che trovo molto interessante e che è un po' già emerso è che a ogni vostro prodotto in un certo senso corrisponde un progetto. E quindi qui appunto le chiederei un po' di parlarci dei prodotti, in un certo senso, delle reti di Goodland. Come avamposto, qual è il vostro ruolo in questo contesto? Beh, allora ne abbiamo diversi. Abbiamo alcune tematiche per noi molto importanti. Allora parlerò dei prodotti che abbiamo adesso e di quelli che stiamo facendo. I prodotti principali sono, allora, tutti i nostri pomodori, che sono 5 in questo momento, fatti in Campania, nel Ragusano, in Sicilia e a Foggia. Naturalmente tutti i nostri pomodori hanno una chiara matrice e sono tutti direzionati contro il tema, sul tema che preferisco chiamare, rispetto al caporalato, delle agromafie, perché il concetto di agromafia è più completo in questo senso. Quindi tutto il nostro pomodoro è direzionato lì. Aggiungo, come nuovo progetto, che stiamo supportando una cooperativa che nascerà molto presto a Latina, in Lazio, dove lavorano 35.000 Sikh del Punjab. Sono 35.000 divisi in una provincia e mezzo. Si rende conto che umanità e che quantità di persone ci sono? Nessuno di questi praticamente in regola. E c'è su questo territorio un animatore straordinario che si chiama Marco Mizzolo, che è un giornalista dell'Eurispes molto bravo e lo conosce, mi fa molto piacere. Noi siamo in appoggio completo a lui per costruire una cooperativa su cui stiamo lavorando di lavoratori Sikh e italiani che naturalmente produrranno in biologico su quel territorio. Le anticipo una notizia molto bella, che il comune di Latina sta per affidare a loro 30 ettari di terra dei casolari per poter cominciare la loro attività. Ecco, quindi stiamo costruendo iniziative di questo tipo. Anche questa iniziativa ha il grande tema sociale, ovviamente, in questo caso molto concreta, non sono agricoltori impegnati direttamente, ma sono in particolare lavoratori migrati stanziali da 15-20 anni presenti nel nostro territorio, i quali dicono: mettiamoci insieme per fare un'impresa nuova e dare il segno che anche da questo territorio si può cambiare. Poi abbiamo un'altra tematica molto grande su cui sono coinvolti i produttori di riso del Vercellese, che è quello della riforestazione. Noi abbiamo dei risi magnifici prodotti nel Vercellese da un gruppo di risicoltori che si è messo insieme non per commercializzare, non per produrre, ma per piantare alberi sulla propria terra. Perché siccome il Vercellese, se uno vede un albero, lo taglia per definizione, perché è considerato un corpo estraneo rispetto alla risaia, che deve essere totalmente scoperta, con danni gravissimi. Quando vedete la terra scoperta di risaia, è sempre un danno gravissimo. E loro si sono messi insieme per ripiantare alberi sulla loro terra. E quindi il grande tema della riforestazione, della pianura,
non della riforestazione generale, della riforestazione della pianura, perché è nella pianura che c'è sofferenza di alberi, di piante che possono raccogliere le polveri sottili e restituire ossigeno pulito oltre che paesaggio. Un'altra tematica che abbiamo molto importante è quella, del contrastare l'abbandono della montagna. La montagna, a partire dall'Appennino, ma tutta la montagna, soffre, cosiddette aree interne, di una grande crisi occupazionale, perché i suoi prodotti non possono competere con quelli della pianura. Noi pensiamo che la montagna abbia una opportunità enorme a produrre cibi della salute, perché nella montagna si può produrre, visto le dimensioni piccole, visto l'integrazione che c'è e che ci può essere fra i diversi agricoltori, diverse attività, si può produrre un cibo diverso, e quindi noi stiamo operando molto sul grande tema del contrasto e l'abbandono della montagna. E aggiungo uno degli ultimi progetti che abbiamo in mente, perché forse le farà piacere. Siamo vicini a Mimmo Lucano, Riace, sul grande tema dell'accoglienza, e speriamo di riuscire a fare insieme a lui. Lui aveva cominciato a fare un frantoio a Riace per dar lavoro a queste popolazioni che lui ha accolto nel suo paese. Speriamo di poterlo aiutare, perché questo frantoio entra in azione. Ci sono tanti agricoltori biologici, naturalmente, della Riviera Ionica, disponibili a far frangere in questo frantoio le loro olive, e se ci riusciamo, quest'anno, alla fine dell'anno, avremo un magnifico olio di Riace a supporto del grandissimo progetto di accoglienza. Queste sono alcune delle tematiche su cui stiamo lavorando e che sono un po' le nostre bandiere importanti per segnalare dove stiamo operando in termini sociali, in termini ambientali. Uno dei temi che resta sempre un po' in bilico e su cui è interessante, diciamo, soffermarsi, è poi come raggiungere il consumatore. Quindi ne abbiamo parlato, appunto, dei progetti, abbiamo parlato anche di fatto di una serie di prodotti, dal riso al pomodoro a, speriamo in futuro, l'olio. Il consumatore che assume un certo grado di consapevolezza e di interesse verso queste tematiche, come può concretamente acquistarle, utilizzarle, sostenere un certo tipo di visione del mondo agricolo e del prodotto agricolo? Allora, per quanto riguarda noi, la nostra strategia è quello di cercare di essere presenti ovunque, ma soprattutto di costruire una grande comunità attraverso il nostro sito internet, che è in costruzione, attraverso un e-commerce. Stiamo lavorando tantissimo per avere sempre condizioni economiche accessibili dei nostri prodotti. Quindi, per quanto abbia una grandissima qualità il prodotto singolo, adesso non sono entrato sui temi qualitativi, ma sui prodotti artigianali, dove la qualità è molto importante, non solo organolettica ma anche nutrizionale, stiamo operando perché abbiano prezzi accessibili a tutti. E una delle modalità principali sarà quella, ovviamente, la relazione diretta con i fruttori di questi prodotti, con chi si vuole avvicinare. Che per noi avvicinarsi ai prodotti vuol dire avvicinarsi ai progetti, vuol dire anche proporre progetti, perché questa progettualità di cui vi ho parlato è il risultato di una selezione fra tanti progetti che ci arrivano, perché l'importante, come diceva anche lei prima, è che il prodotto finale sia il risultato di un progetto di miglioramento voluto, cercato. Ecco, questo secondo me è quella cosa che, se ogni attività produttiva l'avesse in testa insieme alla realizzazione che deve fare, sarebbe una di quelle cose che migliora veramente il mondo, no? Alla fine, perché parliamo di prodotti che possono cambiare il mondo. Quindi le modalità saranno tutte, ma innanzitutto quella di una comunità vicina, e quindi attraverso noi utilizzeremo al massimo grado possibile gli strumenti che ci consente il digitale in questo senso. Possiamo quindi, in conclusione, diciamo, considerare Goodland una sorta di costruttore di reti, cioè una realtà che connette sulla base di determinati valori altre piccole realtà che magari sono sparse per l'Italia o che sono attive nel loro, diciamo, campo specifico, fino ad arrivare, speriamo presto, anche nella relazione diretta col consumatore? Guardi, sì, vorrei passare dal concetto di reti a quello di legami, perché è molto più forte e molto più importante. Mentre nelle reti, come dire, in qualche modo ognuno mantiene una sua distanza, nel legame invece si costituisce, attraverso la relazione, un rapporto molto stretto. Io credo che noi dobbiamo passare a questo. Dobbiamo
il tema vero è il passaggio dalla consapevolezza alla coscienza e dalla coscienza alla responsabilità. Quando ci si sente responsabili di qualcosa, lo si diventa responsabili. E allora riparte l'azione. E quindi passerei, il nostro sforzo è quello di passare dalla rete al legame, e stiamo operando su questo. E mi sembra la migliore conclusione in termini di messaggio di questa chiacchierata, quindi io ringrazio Lucia Cavazzoni, presidente di Goodland, e do appuntamento alla prossima video intervista del Giornale del Cibo. Grazie.